cioè comunque potresti essere stata d'aiuto, non fraintendiamo. Però io tendenzialmente sono proprio rotto il cazzo qua di picchiare. Guarda, dimmi te se tutto sto casino lo dovevo fare. Per chi? Seme d'oro. Seme d'oro sarà per la fiasca. Come si faceva? Dimmi te se io devo combattere qua contro tutto il reggimento di Godric Grifondoro. Sì, sì, incrementa gli usi, ci casiamo abbastanza. Però, nel senso, a una certa, qua chi mi piomba in testa? No. Cioè, ma raga, ma suca. Ah, no. Vabbè, non era quello che volevo fare. Io volevo arrivare qua. Ma tra l'altro quel falco lì cosa c'ha? C'ha una maschera. O sbaglio? Una maschera e un cinturone d'aglio. Raga, state bene. Tutto a po'. Niente chiesto da me poi. Lo so che devo fare attenzione uccello, guarda, lascia stare. E qua sono più gli uccelli che ti volano nel culo. Aspè, raga, no. Allora, siamo calmi. Fatemi per favore andare. Lo so. Wait. Ah, raga. Ah. Facciamo così. Cerchiamo di capire un attimo sta lucertolina qua. Cosa c'è di qua? Perché? No, stai fermo. Cazzo di scarabeo stercolario qua. Dio. E quelli lì? Cenere di echi di Gran Tempesta. Ah, questi sono quelli dei meme. No, no, raga, ma io non volevo picchiarvi. Non l'ho fatto apposta. Ste. Caputtana, ce n'è uno gigante. Kiri. A parte che dice un messaggio. E a voi se vi uccido che succede? Nel senso che io preferirei. A parte che questi sono palesemente la versione dei funghi. Ce li ricordiamo i funghi. Vaso incrinato. Ah, mi stai dicendo che hanno l'origine da questi. Puttana che sventola. Raga, stai calmo. Di qua? Di qua si continua. Aspetta, va. Io ho deciso che sono un personaggio pacifico. Ok. Ho deciso che se proprio non devo. Orco, dove sto andando? Pensavo di andare su. Sto andando a un'altra grazia. Comunque. Potrebbe non essere un. Dio, ma sto cazzo di posto è infinito. Porta pazienza. Nefeli. Ah, ma sono. Ma che giro ho fatto? Tocca, va? Camera del montacarichi, giustamente. Non si apre da questo lato. Spacca coglioni. È il momento di due mani. No. Siete dei bugiardi bastardi. Allora, di qua da dove si sbuca? Oh, ma che giro del cazzo ho fatto per evitare i cristiani. Fermo perché non si riesce più a capire un cazzo. Dov'è che c'era? C'era un altro pezzo da esplorare, sarà su. Allora, vai. C'era un altro pezzo che ho detto guardo dopo, è su allora.
Allora. Capiamo. No, me lo sono sognato? Perché qua si va direttamente dalle pottery. O sarò sognato, dai, non è un problema. Allora, da questo punto bisogna capire cosa fare con queste minchie di pentole. Ecco, non mi veniva... Capiamo. Un personaggio pacifico. Penso che vuoi attaccarmi, mi attacca. Prego. Porca troia. Lo so. Sei grosso. Vabbè, c'è la grazia sotto. Ma... No, eh. Io non ho mica capito in base a cosa posso evocare sti cazzo di Pokémon, eh. Fammi curare. Perché... Io avrei evocato volentieri i lupi e non posso. Ora, cosa mi dai oltre alla malvagità, al karma negativo? Scheggia di vaso vivente. Raviolo di carne cruda. Ma cosa? Ma scusa, fammi capire. Ripristina PV ma infligge veleno. Vorrei vedere, che schifo. Acre ammasso di carne cruda resa prelibata dal gusto dell'imminente. Ma perché? Sconsigliata a quanti preferiscono conoscere l'origine delle carni. Raga, poi se uno fosse vegetariano, che te lo sto a dire a fare? L'altro era invece la scheggia. Niente. Qua. Ottenibile uccidendo i vasi. Ah, per la creazione. Ah. Frammento di un vaso vivente, induritosi per l'effetto della morte. Materiale per la creazione di oggetti. Questi frammenti hanno un elevato valore a causa dei poteri magici racchiusi. Bracconieri. Che dire? Ci va una qual certa fantasia, nel senso che qua inventa, continuare a inventarsi robe strane. Nemici strani. Tu? Niente. Sì. Se sei cattivo li ammazzi. Dovevo farlo per l'amore della scienza, non per altro. Più avanti qualcosa di incredibile, ma non mi sembra. Era giusto proprio per l'amore della scienza, va bene. E quindi niente, qua in realtà qual era il discorso? Era che lì c'era il boss. Che come minimo, se tanto mi dà tanto, sarà Godric Grifondoro. Questa sarà mia sorella lì sotto. E sia nemico debole, attacco in salto. Attacco in salto l'avevo già capito da me. Grazie. Già capito da me con il boss di prima. E allora che famo? Facciamo che ci proviamo. Chi è? Nefeli. Dai, dai, ci pisciamo, ci gasiamo. C'è un inchino qua. Però anche un po' più veloce, nel senso. Buongiorno. Tra l'altro questa qua incazzata nera, piedi nudi, doppia ascia, proprio barbarissima. Attraversiamo sta foschia della minchia, va? Mighty dragon. Thou art a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Che schifo. Well. Buongiorno. The lowly tarnished. Eccolo lì. Gli innesti. Plain as a lord.
I command thee. Ma succhiami il cazzo. I am the lord of all that is golden. Ah sì? Ma non t'avevano inginocchiato per la spada di... Allora, ci sei? Allora, fai così. Com'era, Godric? Non eri Godric il genuflesso, te? Invece di fare il figo. Orco 2, non c'è mai. E la madonna! Neppure l'innesto. Adesso stiamo calmi. A parte che io sto continuando a girare nudo. Perché faceva più figo. Ma ha senso? O sono solo Picciu? A me sembra che il roll sia uguale. Sembra identico. Potrei sbagliarmi, perché potrei anche sbagliarmi. Ma tra l'altro, visto che alla fine ci stiamo gasando due mani, qua abbiamo 115 più 20 e scala D. Questo scala C, ma io di forza, vabbè, 18. Scusa. No, no, ma io lo voglio proprio usare a due mani, guarda. Come un bel ritorno alle origini, visto che sono partito nudo con la mazza in mano. Non so se sti lupi alla fine fanno un po' cagare, però nel dubbio. Ci proviamo un po' con i lupi, un po' con la medusa, vediamo che succede. Allora. Con sti attacchi. Vabbè. Fanno sti attacchi in ritardo che sono di un fastidioso. Io già ti odio. Te sto vento della minchia. Soprattutto non ti staggeri mai. Oh, bravo. Proprio così. Però i lupi alla fine sono proprio una scelta del cazzo. Esce fuori. Lo vedo che sono una scelta. Dio buono. Cazzo, è un Beyblade, cane. Non mi ricordo se anche lo scudo non lo potevo usare, perché in realtà adesso posso. E allora facciamo una piccola prova. Perché se in realtà esce fuori che lo scudo mi ripara dal vento, sai. E intanto sti lupi, guarda. Guarda che fa una roba. Com'è che si faceva? Esatto. Perché? Ah. Posso fare così. E non dover costantemente impazzire. Vediamo un po'. Ci sei te? Perché sei rossa? Era rossa anche prima. Ok. Sto doppio inventario è una figata, eh. Innegabile. Allora. Cominciamo bene. Alla grande. Allora. Faccia da Picciu così, forse non mi prendono sul serio. You spin me right round, baby, right round. Ci sei? Ah! E grazie al cazzo. Ok. Ora tutto ha senso. Ok. Riproviamo. Ora, diale il fatto che tutto il lavoro lo sta facendo lei, poraccia. Ma lei tra un po' morirà. E io sto provando a fare il figo con gli attacchi in salto.
Cazzo, lo sapevo! Un coglione! Allora. Quanto lo posso caricare l'attacco? Poi questo come rotola, ma cioè, che cazzo fai? Allora. Per favore. Sto spaccando una minchia. Seconda fase? Sì, però stai calmo, nel senso. E boh, via un braccio, perché d'altronde. Un casino, Truest of dragons. Lend me thy strength. Si innesta il drago? Ma che cazzo? Lo prendo come un sì? Da quanto fai schifo? Casino, adesso è un casino, raga, adesso è proprio un casino. Allora vediamo un po'. Vieni, piccio. Io lo so che non ce la farei, se non ci fosse lei non farei un cazzo, lo so bene. Ma d'altronde io più che... No! Puttana la madre... Signorina, io lo so che è un po' da codarda questa storia qua, però io non so che dirlo. Io più che dirvelo che sono un pacifico, non so che fare. Fai le cose giuste? Allora... però se mi ammazzi già la medusa hai già rotto il cazzo, Ma che cazzo è successo? Cerca passo indietro. Allora, facciamo una bella roba. Ci si potrebbe incaponire. La tattica è giusta. Però non c'ho voglia in questo momento. In questo momento, visto che sono diventato un po' più forte, c'è una bella roba. Dov'era? Io potrei fare le catacombe. E poi in realtà c'era un altro discorso, esatto, guardala qua. Vai lì. Perché io lo so che mi sono perso delle aree, perché me l'ha spoilerato Goober. Allora. Devo andare di qua? Andiamo a vedere. No, ma per il semplice fatto che non c'ho testa. Cioè, alla fine potrei fare aree che mi vengono un po' più facili. Adesso piano piano, cerchiamo di capire. Senza per forza. Però come... Non era questa, assolutamente. Non era assolutamente questa l'area che intendevo io. Però comunque... mai. Coso? Vedi qua. Ah, corri che questi sono un problema. Perché no? Spreca anche le cure. Vediamo un po', va. Che succede di qua? Galleria di sepolcride. Ma sì. C'è qualcosa di diverso.
Da Godric Gryffindor ci torniamo più avanti. Allora, tra l'altro, fai una bella questione qua. Prepariamolo già. Poi, gallerie di sepolcri. Ah, ma io perché non aumento l'utilizzo delle ampolle, per esempio? Com'è? Vedi te. Vabbè, già qualcosa. Poi bacinizza questo, che non serve a niente, ma tant'è. Andiamo a vedere che succede qua. Niente, ma io se non faccio cazzate... Ah, però siamo forti, nonostante tutto. Dietro la forgiatura. Oh, raga. Capiamo. Tantini siete tantini. Tanto siamo proprio sicurissimi che a due mani non sia possibile farlo. Ma allora vedi che si può, ma allora qual era il problema? Tra l'altro lui non l'abbiamo manco disturbato di una virgola. Adesso però ne posso prendere sberle da ogni picciurillo. Allora, qua abbiamo fatto, sì, vai giù. Ammazziamo lui. Bello, fare i bulli con i minion qua. Con le mezze seghe. Tra l'altro il suo scudo mi sta dando fastidio, posso dirlo? Tanto non lo userò mai in una situazione che non sia quella boss fight là. Allora, qua i fantasmi vanno di lì, e quindi io vado di qui. Così per capire un attimino. Forse si scende ancora. E allora wait. E allora waits. A me non spiacerebbe provare. E quando mai? Ma tu? Che cazzo vuoi? Fai una bella roba. Ah, non posso. Cristo, però. Allora, comincio a insospettirmi sul fatto che magari una bid sui Pokémon qua non sia proprio fattibile. Porco di... Ah, ci arrampichiamo pure. Grande. Siamo i ratti evoluti qua. Capito, Raticate qua. E boh, e l'attacco dove è andato a finire? Però si è girato nel culo. Premi R1, ma l'attacco lo fa Gesù Cristo. Tu potresti essere... Allora, riproviamoci. Devo imparare a fare sto perri. Oppure... Ho rotto il cazzo. Non ho più pure... Ecco. Niente umanità? Vieni, va. Ma cosa avete questi attacchi a rallentatore, di preciso? Oh, raga, un HP. E mo? Che lì so che c'è la Madonna e io ho un HP. Come la mettiamo? Quei ratti sono arrivati tutti. Più avanti vicolo cieco. Tira i cazzotti.
Tanto. Va bene, andiamo ancora più giù. Sarà una grazia, no? Tanto ce n'è una ogni due passi. È bello sto gioco. Una grazia ogni due passi. Tranne quando serve. Diciamo la verità. Quindi non ci sarà facilmente. Ma... l'ho visto, il passaggio. Fermi tutti. Buttiamo un occhio a vedere se c'è una grazia qua. Se non c'è, voglio il passaggio... perché l'ho visto. L'ho visto e lo voglio. La Vergine Maria. Capiamo. Lì però c'è l'avanguardia. Buongiorno, no, io praticamente le spiego. Stavo cercando una grazia. Anche più piano. Ah sì? Allora io corro. Tanto morire per morire. Ma una certa. No, però qua c'è un altro coso. Raga. Però sto vedendo tanti posti dove potevo buttarmi. Qui non si riesce. Ma a parte che quello lì era Siegmeier di Katarina. No. No, perché non ho vita. Se non trovo una grazia è un problema. Ancora niente percorso nascosto. Ok. Mi fido, Mi dici, brutto piccio, cosa ti fidi a fare? Hai ragione. Allora, aspetta. Proviamo a tornare su. Che avevo visto un sacco di... qui! Fatto cazzata. Insomma. Beh dai, poteva andare peggio. Sono un orsacchiotto. Per favore, allora, di qua. Ah no, ma di qua dove sono? Ho semplicemente accettato il mio destino. Certa, era palese. È stato di marica, direi. Allora, vediamo che succede qua. Buongiorno. È permesso? Troll scava pietra. Io glielo dico, ne ho già ammazzato uno di quelli come lei. Forse qua erano meglio i lupi, però. Vai, vai, vai che l'hai staggerato, Cristiano, come si fa? Niente, niente. Vabbè. Andiamo a provare. Niente, proprio il gioco degli attacchi in delay. Io vorrei curarmi il più possibile. Grazie. Senti, ultimo gigante, hai scassato la minchia. Allora. Beh.
sono capace. Sono capace. Rapido. Così. No, pigli nel culo un repost. No. Vai, va, spacca coglioni. Troll scavacazzi. Te lo dico io. Io una decina d'anni fa avevo cominciato e poi droppato una serie su Bloodborne chiamata Nabbo ma convinto. Più o meno il riassunto è questo qua. Questa serie qua. Dove cazzo era? Sì, però tutte le volte trovavano oggetto. Potenze di attacchi basati su ruggiti soffi, che io sono pieno così. Medaglione bronzo che ritrae un colosso urlante. Potenze di attacchi. Nell'antichità i giganti erano nemici mortali dell'albero madre. Al tempo i loro ruggiti tonanti sferzavano tua madre. Io però... Ma intende magari quelli dove urli e fai "Aaah!" così? Perché io in realtà... Vabbè, tu nel dubbio equipaggio, poi vediamo. Ma torna all'ingresso vuol dire che ho esplorato tutto. Che delusione.